turno a caccia di affari Pokémon in uno dei mercatini dell'usato più grandi d'Italia, con oltre 800 espositori ben due volte l'anno, a maggio e a settembre. Ma oggi non sarò solo a cacciare gli affari Pokémon, ci sarà Filo ad aiutarmi. Ragazzi, prima bancarella, ve lo ricordate il venditore? L'abbiamo già visto più volte qui a Gambettola. E Filo, lascio a te l'onore, prego. Beh, è facci. Difficile commentare. Oh, quello. Quanto costa il Meganium? Subito. È subito impiantato. Beh, mentre allora tu tratti per il Meganium, io vado avanti. Facciamo così, controlliamo. Tenete a mente questa, la sta contrattando Filo. Bellissimo anche l'Entei qui. L'olografia, la Cosmolo a me fa impazzire come olografia. Il Blissey, sappiamo che è innamorato. Il Mewtwo, boh. Tanta roba, tanto raga lo sapete. Io? Ma in generale ti dico, solo carte che mi fanno impazzire, che mi fanno dire la voglio a tutti i costi. Vabbè, poi questo in generale. Però ho messa veramente molto bene. 35 euro per il Meganium, eh? Ci pensa Filo, ci sta pensando Filo. Avremo tanti soldi da spendere oggi. Charmander qui. Di Destino di Paldea. Via. No, bello. Non credo, quello è quello. Sì, vecchio. No, non credo. Ah no, sì, hai ragione. Che cavolo dico, hai ragione, perché questa è... E poi è a bordi gialli. Vedi, vedi perché serve il secondo che mi aiuta, che mi corregge gli errori. Ma sono sempre meglio di due. Hai capito? Fesso io. Andiamo avanti. Come sbrilluccicavano le vecchie, le nuove non riescono a fare queste olografie così assurde. Vediamo un po'. Le gradate ti rimangono quelle due dell'altra volta? Queste tre più Charizard e Charizard. Ah, quelli sono nuovi. No? Sì, no, ce l'avevi l'altra volta? Sì, 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 c'era. Guarda qui. Prima edizione. Sì. Bellino. Questo quanto chiedi? 5,50. Bellino forte. Non mi riprendere. Facciamo vedere le mie emozioni così. Niente, allora qui... il Pikachu, sai che mi interessava questo qui, Olo? Sempre il McDonald's. Lo so. Questo Mac è? Io lo sai che vado sul Mac. No, ma quelle ce le ho. Ah, ce le hai. Mi manca solo il Pikachu McDonald's, che ho detto prima o poi lo prenderò. Però quello Olo. Il resto dovrei averle già tutte. Per poco. Per il Meganium cosa facciamo? Ci pensiamo. Allora, qui hai un box sealed di Yu-Gi-Oh. Quanto me lo puoi fare? Per te 25, che è quello che l'ho pagato io. È 25, lo prendiamo subito perché è un ottimo prezzo. Poi me lo terrò, penso, sealed a casa, dico la verità. Anche l'ho comprato per me. Io non faccio niente di Yu-Gi-Oh, ma questo l'ho comprato è per... È troppo bello. Per le tre... Sì, per i tre leggendari egiziani. Sì, è troppo bello. Va bene, fatto. L'affare l'abbiamo fatto. Ci vediamo alla prossima. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Raga, un altro affare fatto, l'abbiamo pagato anche meno del prezzo stock ed è perfettamente sealed. E se vi interessa questo venditore, qui trovate il QR code e anche il nome dei suoi social con email e tutto annesso. E ci vediamo al prossimo banchetto. Andiamo. Seconda bancarella di questo mercatino, ricordo, il mercatino dell'usato più grande d'Italia. Siamo sempre a caccia di affari. Guardiamo un po', innanzitutto Filo, il primo album qui. Se me lo permetti giro io, poi ti lascio l'altro. Io le Jumbo non sono interessato. No, le Jumbo no, raga. Cioè, commentate e lasciate like dicendo Jumbo no, raga. Però c'è qualche carta specie Delta, Reverse, non sono carte estremamente rare, ma comunque qualcosa di vecchietto c'è e di carino, bellino anche quello. Poi io ho un amore spassionato per le Delta Special, le adoro. E intanto andiamo avanti, abbiamo un... Quanto è bello l'artwork? Quello è veramente bello. È pazzesco. Bello. Una bellissima volta, come sono in condizioni. Sai che si potrebbe chiedere questa quanto vuole? Essendo che sta in quelle, diciamo, poco costose, magari essendo anche... Fino a 50 centesimi. Non è male, non è male. Adesso teniamo conto che ce la teniamo da parte per ora. E controlliamo, io mi scuso ancora ragazzi per la voce, ma purtroppo ho urlato troppo giocando a Beach. Ho urlato veramente tanto. Nel frattempo, se ci sono qualche carta degna di nota, mi raccomando, lasciate like e commentate dicendocelo. Questa è una bella carta, è vero, è vero, è vero. Adesso possiamo chiedere anche questa. Intanto andiamo a disturbarlo. Giriamo un attimo e andiamo a disturbarlo per l'Espion e il Giraci. Vediamo, c'è anche... Ah no, non è lo Special Delta, scusate, ho sbagliato a vedere io. E questi sono tipo senza paura, dovrebbe essere il set.
Molto belle, sì. Sono curioso di vedere le condizioni di quel cinema. Distrutto, si vede dai bordi. Sì. Si vede dai bordi, guarda. Sì, è proprio tritato. Però andiamo a chiedere il Giraci. Ti volevo chiedere il prezzo del Giraci. 4 euro. Ok, e posso guardarlo, anzi, posso tirarvi, eh? Dai, oh, non ho neanche messo male. È bellina come carta. Molto. Possiamo contrattare? 3 euro. Andata. E adesso anche l'Espion chiedo. Anzi, guarda, facciamo così. Ti chiedo anche l'Espion a sto punto. Lo trovo. L'Espion, reverse. 3 euro. 5 tutto. Andata. Mitico. Raga, questo è bello affare. È veramente una gran bella carta. E ringraziamo Filo che mi tiene a bada, perché molte cose mi sfuggono. Questa è tanta tanta roba. Ma anche l'Espion, eh? Sì. Guarda qui, è bellissimo. 5 euro tutte, ci sta. Grazie mille, buona giornata. Ciao. Che affari in questo mercatino dell'usato. E ragazzi, qua c'è il terzo banchetto. Filo già si è imbucato per fare il primo, perché vuole gli affari migliori. Andiamo a vedere qui in questo album. Qui abbiamo qualcosa di vecchiotto, in questo momento common, però sappiamo che questo venditore, che conosciamo molto bene, lo... Oh, guarda, questo è bello, questo è bellino. Se me lo dà 1 euro lo prendo subito, seduta stante, instant. Anche perché avevo letto il prezzo 1 euro iniziale. Passiamo avanti, ma questo lo teniamo d'occhio. Io tenerei già fuori quello, forse. Dici? Metti che... Lorenzo, ti posso disturbare subito? Questo quanto sta? 1 euro? Tutte 50 centesimi. Tutte 50 centesimi. Presa. Questa parte qua, dopo gli Yu-Gi-Oh! C'è quella... la Yu-Gi-Oh! Ok, questa presa subito, all'istante. Bellissima. È una carta epica. Ti prego, dimmi che c'è anche il resto. Sarebbe... Beh, oddio, il Charmeleon, dai. Anche quello era common. Forse no, l'avevamo fatto anche reverse. Era ancora... No, vabbè, nel senso... Common... quanto è bello. Bellissimo anche questo, raga. Però, no. Non mi farò fare così. Ok, poi qui c'è lo spezzone Yugi. Raga, lo sapete, Yugi. Però stiamo cercando determinate carte giocabili, ma queste le passiamo molto alla veloce perché non sono per i miei mazzi. E poi ripassiamo alle Pokémon. Vediamo anche qui se c'è qualcosina che ci può interessare. Magari ho visto anche qualcosa nel Mac, ma non olografiche, nient'altro, quindi passiamo al prossimo album. Prossimo album, andiamo, eccolo, appunto, non l'avevamo chiamato. No, però questo è selvaggio, ovviamente, non c'entra niente col Delta Specie. Quindi non lo uniremo, proviamo a vedere se c'è qualcosa che ci può interessare, che può essere il vero affare della giornata, nonostante comunque ne abbiamo fatti finora. Ok, un insetto nel naso, così. Non piacevole. Poi, bellissimo tutta la vita. Beh, è incredibile. Perché questa? La schifo? Ah, non l'avevo vista. Però dovrei chiedere il prezzo. Filo, è il tuo momento di fare affari. Oggi, in questo video ancora non li hai fatti, Te lo dico. Vado avanti e ci pensi un attimo. Vai. Ah, che figata. No. È una piega? Lo sai che avevo dato per scontato che era la sleeve? Cavolo. Peccato perché gran carta. Guardate l'amarezza nel suo volto. Però raga, abbiamo girato pagine e non avete capito che cosa c'è qui, quindi lascia like subito. Sai che non mi fa impazzire quella, ma mai fatto impazzire più di tanto. Però l'Espion e l'Ondum, mamma mia raga, mamma mia, ma anche così sono belli. Questo Ondum mi ha sempre fatto impazzire. Andiamo avanti, queste due probabilmente chiederò il prezzo, così per curiosità. Possiamo provare a vedere qui, niente. Qua abbiamo bellissima pagina degli Unknown, che so in parecchi stanno cercando di collezionare tutti gli Unknown, e non è facile per niente raga, per niente, infatti non mi ci metto. Anche solo distinguo. Sì, anche solo leggerli. Questo, l'ho detto che prima o poi. Oh, tocca contrattare qualcosa, Filo. Devi fare affare. Ne ho già preso uno, basta così, raga. Basta così. E poi abbiamo una pagina un po' così. È una turbo, così, a caso. E torniamo nella pagina lì e cerchiamo di contrattare o a cercare un affare. Vai, Filo, se vuoi chiedere i prezzi, prego. No,
so, io a me piacciono le oro. Vabbè, le è fino là. Le oro a me non sono. Ti disturbo un'altra volta. Vai. Allora, Espeon e Ondum. 15-15. Pilo? Sei tu interessato? Magari volevi farlo tu l'affare. Fossero, è quello che stavo pensando anch'io alla fine. Stavo pensando anch'io alla stessa cosa. No, dai. Mi limito, ho speso troppi soldi oggi. Mi limito a quel bellissimo Charmander. Umilissimo. Che poi umilissimo. È comunque una bella carta. Molto bella. Altro affare chiuso è, ragazzi, mi raccomando, like e commenta, ma soprattutto iscriviti al canale per supportare questi fantastici viaggi che facciamo. Ultima bancarella di questo fantastico mercatino dell'usato. Filo è già lì, come al solito mi anticipa sempre, raga. Andiamo a vedere se riusciamo a fare un affare anche qui. Il nostro grandissimo collezionismo tutto tondo. Io ti ho trovato un colpo da fare. Dai, vai, già Filo è lì. Ho un altro po' di cose. Ma do quel gratina. Basta, mi perseguita. A saperlo che ce l'avevi, a posto che comprarlo, ti conta. Ah, ecco, ok. L'hai appena preso? Da Lorenzo, un ragazzo tatuato qui. quello io ce l'ho tritato, è una gran carta, bellissima. Peccato. Bella anche questa. Tanta roba. Questo giapponese costa veramente tanto. Sì, Giappo sta a una follia. Wait. Non smentiamo. Bello anche il Lugia iridescente, eh. Vabbè, sono tutte belle in sostanza. Adesso prendo delle carte, poi magari vedo se può farmi una. Nel frattempo, mentre Filo guarda le carte che gli interessano, noi andiamo a vedere qualcosa nel raccoglitore. Andiamo sul vintage. Qui qua sta. Cos'è? 8? 8, sì. O 3? Cos'è 8 o 3? Quindi non riesco. Ok, 3, 8. Anche queste le dovrei ancora mettere dentro. Vamos! Queste sono quelle migliori rispetto ai raccoglitori. Sì, infatti, queste sono tutte nuove. Roba nuova, ok. Infatti, là c'è un raccoglitore nuovo, però tutta roba new. Qua invece ci metto le altre cose. C'è un surfing qui che c'è. Questo quanto costa? Un po' più vecchi. Sì, anche quella lì, anche quella l'ho appena scambiato. 45. Quanto spia adesso sta carta? La minima su card market deve essere 42. Questo è il prezzo? Sì, non so che prezzo sia. È vero? No, 6. Se me la fai 5 te la prendo. Vai, grande. Vamos. Belle, mamma mia. Poi queste sono le carte migliori, raga. Sono quelle lì che praticamente ancora non hai messo via. Quindi sono lì, belle calde, ti aspettano. Detta così mi distruggono. Vediamo anche se troviamo qualcos'altro di interessante. A sto punto non penso di prendere la bustina, ma sicuramente comprerò quella carta lì che ho messo da parte perché è strabella. E poi qui cosa c'è? Bellina anche questa. Raga, che belle, mamma mia. Alcune sono assurde di illustrazioni. Come? Scusate se mi fermo un secondo, che sto guardando le carte da dietro la telecamera, quindi faccio un po' fatica. C'è la folla qui da Davide, raga. Vediamo un po'. Non le devo portare perché devo andare al Modena la settimana prossima, era meglio se le tenere. Da inserire? Vero? No, vabbè, ma adesso infatti ho scritto subito al mio amico quello che mi rimedia le carte, che mi servono delle carte. Veramente all'istante. Avevo comprato migliaia di carte. Ah, ma se questo è, si vede. Spero prenda che intanto il primo. Bello. Infatti, rimuovere carte. Diciamo. Bellissimo anche questo. Insieme vediamo quanto riesco a tirarle. Allora, a me mi interesserebbero questi due. Quanto ci possiamo mettere d'accordo? No, dai, fammi un'offerta. Tutte e due. Dammi 10 euro. 10, subito, all'istante. A te. Grazie mille, Davide. Gentilissimo come sempre. Che affari. Signori, anche Filo è interessato a 3 carte. Vediamo a quanto riesce a contrattare con il nostro caro amato Davide. Vediamo un pochino. Se riesci tutte queste a 170, te le pago contanti.
apposta, è stato velocissimo. Veloce e indolore. Cosa ho preso? Bello, Greninja. Il Charizard, mamma mia raga, grandi affari per Filo. Ciao Davide, grazie mille. Ciao, raga, ma quanti affari al mercatino di Gambetto, una cosa assurda. Ci vediamo in un prossimo video, ma prima lascia like, commenta e iscriviti. Ciao.